La nostra azienda è un'azienda storica, è nata nel 1932. Abbiamo messo a comparazione tre marche di motori, quindi tre possibili alternative, e abbiamo trovato in FPT un motore dove la linea scarico era più snella, con un SCR ad alta efficienza, un motore privo di DPF e privo di EGR, e quindi un motore sicuramente più semplice ma comunque efficiente. Questo poi è stato testato in campo. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di provare 40 macchine con il nuovo motore e utilizzando gli strumenti dati da FPT, quindi la PT Box e il software Easy, abbiamo potuto monitorare i motori in campo durante la stagione. E anche al termine della stagione abbiamo visitato ogni cliente italiano e abbiamo un database che ci ha permesso di verificare le reali condizioni delle nostre macchine e quelli che sono stati i consumi in campo. E abbiamo potuto vedere che in effetti i consumi sono stati molto bassi, inferiori a quello che i clienti si aspettavano. Tant'è vero che abbiamo avuto una media che è fra i 14 e i 15 litri ora su media stagione, quindi veramente un consumo che ha premiato la scelta del motore, ovvio anche della macchina, perché il motore è un componente importante, ma tutto quel che riguarda gli organi di lavoro e l'idraulica concorrono a quella che è la necessità di potenza della macchina. Per il mercato europeo utilizziamo il NEF N67 Tier 4 Final nella versione 151 kW, che si è dimostrato più che sufficiente per quel che riguarda la potenza, anzi direi anche sovrabbondante. Il consumo oramai è importante per tutti i clienti, sicuramente anche aggiungerei l'affidabilità, questo dal punto di vista di un costruttore come noi che parte dalla vendita ma segue anche il post vendita, avere un prodotto affidabile è sicuramente un qualcosa di molto premiante che ci alleggerisce l'assistenza tecnica.